No, I'm not a writer. Vedi alla fine, io vivo di tutte queste piccole cose che sono l'eccezione, l'alternativa, no? La piccola alternativa, nulla di rivoluzionario chiaramente, però fino a quando ero molto giovane tutti gli amici andavano sempre al bar, capisci? Bar, discoteche, bar. Io al bar per carità ci ho lavorato, però vedi tutto ciò che è diverso io riesco ad apprezzarlo. Cioè anche qua adesso chi è che c'è? Solo io, come sembra. Cioè non trovi ragazzi giovani qua, qualche ciccetta col cane, quello sì. Comunque guarda che c'è della fauna qua. Che ti pinzano di cattiveria le zanzare, ma una roba incredibile. Quanti bei fiori. È strano che in questo parco non c'è quasi mai nessuno, sono solo, vedi, proprietari coi cani che fanno passeggiare il cane, ma... cioè, che è strano perché è bello grande, c'è la passeggiata lungo il fiume, boh, si inizia a riempire le zanzare a 1000. Vabbè, andiamo a cuccia nel camper house. Ciao gamberina! Io non ho ancora voglia di andare dentro. Andiamo a curiosare di là. Lascio aperto perché tanto ce l'ho sott'occhio. C'ho l'allarme che va istinto se si avvicina qualcuno al camper. Se devo venire là. Vedi, qui ti avevo detto c'erano i campi da basket, ho segnato io nella mappa, però uno da basket e l'altro vuoi vedere che è da tennis, che io ho anche le racchette, sì, è da tennis, bisogna vedere se sono tipo a pagamento o sono aperti. Allora quello da basket è aperto, molto buona cosa, molto buona cosa. Quella con i levrieri là è carina, passata prima, molto carina, però io devo vedere qua. Cazzo, difatti c'è la rampetta che io ho i roller, molto buono. è aperto, sì, non è un campo da basket, da tennis, però vabbè, qua c'hai le reti e tutto, voglio dire, una partitina a tennis senza rete la puoi fare, no? Ma poi c'è chi si accontenta come me di giocare a tennis qua nell'asfalto. Skate park, ecco, la rampetta un po' mi ispira, da giovane ci andavo a farmi male nelle rampe, adesso no, adesso sono più vecchio, adesso ho 24 anni, il corpo 35, ma io ne ho 24, perché stavo pensando di rinunciare ai roller, di toglierli per guadagnare spazio, peso, ma anche perché poi ho visto non li uso mai, perché sono i roller anche un po' stupidini, perché una volta facevano i Bauer, i Roces, quelli con la scocca dura, no? Rigida, adesso li fanno con la scarpa morbida. Cosa succede? Quando tu fai il movimento di spinta esterno sforzi la caviglia, no? E a lungo andare, cioè a breve andare ti dà fastidio, ti fa male il piede, ti dà fastidio, hai capito? Io non lo so, fanno le robe, non le provano, cioè, mi sono sempre chiesto, quando fai una roba non la provi?